buio ancora. Devo prendere l'autobus perché la borsa è piena di old notebook e altre cose. Quindi prendo l'autobus. Poi mi fermo per colazione per un pochettino, poi devo incontrarmi con una collega, bla bla bla. Ok. Vado alla Fifth Avenue, oggi lavoro in Midtown. Ok, faccio gli stessi giri. Mascherina, me la levo ora, c'è poca gente. Ok, ok, ora posso parlare. Io ne ho una simile in Bordeaux, quindi quelle imbottite, mi piace, ma questo è un bel negozio, mi piacciono i stivali, questi, mi piacciono questi, nice. Questi pantaloni li sto indossando oggi. Non li ho presi qui, li ho presi da Anthropology, no? Sì, Anthropology. Mi piace.
Urban Outfitters. Troppo cute quella. Ci piace. Ci piace. Tutte le cose scozzesi. Nello stato di New York, però questo negozio per esempio dice che devi usare la mascherina se non sei fully vaccinated, loro dicono questo, certi dicono fai quello che ti pare, optional, però l'obbligo del vaccino nella città di New York, solo nella città dove vivo io sono in periferia. L'obbligo del vaccino è dentro ristoranti, bar, musei, vediamo se ho la lista, musei, cinema e teatri, tutto l'altro no. Però dove vivo io non richiede il vaccino per entrare dentro un ristorante, nella città di New York sì. Ci sono tante regole, però è facile. Dice mass non sono richieste se sei fully vaccinated. C'è un casino perché un po' è qui che dice ti devi un po' capire. Poi dice devi, la città di New York richiede che tu sei vaccinato per entrare qua dentro e per mangiare dentro. Quindi, ora, buongiorno, oh,
devo andarmi a prendere, sono da Gregory si chiama, Gregory Coffee. Hanno appena aperto, i cornetti sono caldi caldi, quindi dicendo. Quindi, nella città di New York, sono nella città, io vivo in periferia dello stato di New York. Per entrare nel tuo ristorante, sederti e mangiare, in un bar, sederti e mangiare e bere, in musei, cinema e teatri, insomma, quei posti lì devi avere il vaccino, se no non puoi farlo, non puoi entrare. Così semplice. E poi, dato che tutte queste entità sono private, a volte, per esempio, dentro Gregory's, quando entri dentro Gregory's non devi indossare la mascherina. In certi posti devi indossare la mascherina, poi quando ti siedi te la levi, c'è una confusione, però funziona. Però dalle mie parti, se voglio andare dentro un ristorante e mangiare, non devo far vedere che sono vaccinata. Questi cornetti sono buoni, solo che tozzona, però funziona. Però se vado in farmacia devo solo indossare la mascherina, no? O in supermercato. Beh no, perché in supermercato, dove dalle mie parti, non devi indossare mascherina. Devi leggere i cartelli fuori, perché sono entità private. E quindi dicono mascherina optional per chi è vaccinato. È tutta un po' confusionare, ma funziona. Abbiamo basso COVID. Funziona. Nella mia società dove lavoro, questa qui, non quella in Harlem, questa qui, se non sei vaccinato non puoi tornare, devi essere vaccinato per lavorare lì, è proprio la regola della società, se non sei vaccinato non puoi non tornare. Transitori, io non mi faccio nessun problema, tutto questo passerà e sarà tutto calmo, si sarà in una situazione endemic, non più pandemic, quelle cose si rilassano, non c'è problema. Sono nella città di New York, è dove l'epicentro dei più morti nel mondo è nella città di New York, in tutto lo stato sono morti più di 55.000, la città di New York non so, più di 30.000, tantissimi, ma tanti, siamo l'epicentro, abbiamo più, no, noi siamo, beh, siamo stati talmente colpiti che marzo scorso, la fine di marzo, la percentuale di infettati era 29%, ho detto, mamma mia, ora siamo a 3, siamo, è gestibile, tanto chi si infetta ora crea solo più immunità. Quindi la vedo così, sono tranquilla. Chi si infetta ora ci crea solo più immunità. Non faccio problemi. Penso che mi vado a prendere un altro cornetto, perché uno non mi basta. Anche se sono come $3 l'uno qui, ho preso un caffè e un cornetto, $8. Poi gli ho lasciato la mancia di $1, $9. Cornetto e un caffè. Ok, ci sentiamo presto. Sono entrata, ho preso un altro cornetto, due, sono veramente troppo buoni. Ho la debolezza, ne ho presi due, sono molto burrosi. Quindi non penso è una cosa dietetica, però mi piace. So che ne sono 7:15.
mangiare il mio cornetto offline e noi ci sentiamo dopo. Un po' di rossetto. Come sono i miei capelli? Che meno, più spettinati sono. E sembra che mi sono appena alzata dal letto, a me più piace, no? Perché sono così. E poi, se le persone che mi guardano questo video e prendono in giro, I don't give a shit. Non me ne frega proprio, you don't pay my rent, come sapete. Se qualcuno sta lì a giudicarti, devi pensare fra te e te, sta persona non paga il mio affitto, perché io sto pagando il mio affitto, quindi, però più spettinati e più disordinati sono, più mi piace, no? Oggi ho questa magliettina a tre quarti, l'ho comprata durante l'inizio della pandemia, però non l'ho usata pochissimo. E indosso questo, ho questa sciarpa di pura seta di Missoni, che l'ho comprata leggermente usata su Mercari a un prezzo veramente imbattibile, e aveva anche una foto sfocata. Le foto sfocate sono i miglior prodotti. È veramente, la cosa è che ha vari dei miei colori della mia stagione, no? Io cerco quelli, adoro, ha questo colore qui, questo colore qui, questo rosa qui, questo rosa freddo, questa è pura seta. Lei ha detto che era leggermente usata, a me sembrava mai usata. Comunque me l'ha venduta per $12, questa cosa $100, più di $100, perché è pura seta, è troppo bella. Quindi $12 è stato un affare, che io adoro le sciarpe, le sfrutto. Due che ho quasi strausato, uno l'ho dovuta buttare via perché la uso in continuo, perché la lavo spesso, no? Questa no, l'ho lavata appena mi è arrivata a mano e gli ho dato una stiratina, però questa non la voglio lavare troppo perché questa è diversa, la metto all'aria. Quindi ho trovato $12, è un buon affare. La tipa, quando l'ho comprata, ha detto, guarda, era in agosto, ha detto, sono andando in ferie per un mese, ti spiace aspettare fino a settembre? Io ho detto, no, ti do il rimborso. Io ho detto, no, aspetto, e infatti è arrivato. $12, guardate come è stupenda, $12, è tutta pura seta, e poi è veramente lunga, in ufficio fa freschino perché c'è l'aria condizionata, io devo aver coprimi il collo, ho anche la felpina, sono a posto, ho i pantaloni neri, ho le scarpe in borsa, perché il mercoledì tante persone vengono in ufficio, no? Quindi dobbiamo, non è, se vado di lunedì c'è poca, non c'è nessuno, no? Quindi posso andare in posto più calcio, però oggi no, c'è troppa gente in ufficio, ora sono tutti tornati per la maggior parte, però non lavoriamo tutti i giorni in ufficio, però due o tre volte alla settimana le persone si presentano, e mercoledì si presentano un bel po', quindi ok, per ora ti ho detto tutto, ora finisco di bere il mio caffè. Ho messo un rossettino MAC, faux, quello mi piace tanto, molto bello. Niente, ci vediamo presto. Ciao. Hey, finalmente c'è un po' di luce, no? Sulla luce naturale. Ora finito, ora quando faccio una passeggiata. Vado a vedere le vetrine di Sephora perché è ancora presto. Sì, in questo Sephora hanno Gucci, Tom Ford, Yves Saint Laurent, YSL, Armani. Ok. Non in tutti i Sephora hanno Gucci e Tom Ford. Quindi in questo qui c'è Tom Ford, è troppo costoso. Sono quello sulla Fifth Avenue o la 47, devi interessa. Questo è grandissimo, questo Sephora. Sto aspettando che questo posto macchiato apre, qua dice qui. Vaccinated più 14 giorni, no mask required. Dice qui, New York City requires you to be vaccinated to enter this business.
voglio prendermi un'altra cosa appena aprono alle 8. Sì, devo uscire per pranzo. Questo è il mio look. Devo cambiarmi le scarpe, ce l'ho dentro la borsa. Ok. Sì, così, la città di New York, non puoi entrare in questi posti. Sono sei vaccinata. Yeah!